Se in alcune zone Santo Stefano è famosa per essere la giornata degli avanzi del Natale, in Campania non è proprio così. Non c'è l'abbondanza tipica dei pasti dei giorni precedenti, ma dall'antipasto ai dolci c'è una bella dose di calorie ed anche questa giornata ha una sua ben precisa vocazione gastronomica. Il 26 di dicembre viene riservato in particolare alla minestra maritata. Per la carne potete utilizzare quella che più vi aggrada. Noi abbiamo scelto due pezzi di gallina, delle costine di maiale, un po' di salsiccia con il finocchietto, sempre tutto fresco, ossocollo, un pezzo di ossocollo, un pezzo di punta di petto di vitello, la noia o nduja cilentana, dipende da quello che trovate, e un po' di cotenne. Un misto di verdure di stagione in brodo di carne di maiale con tagli anche di tracchie e salsicce. In particolare viene preparata con cicoria, scarola e verza. Altro piatto tipico di questa giornata, i manfredi con la ricotta. A seguire pizza di scarole. 40 g di noci, 40 g di capperi e 130 g di olive nere. La prima cosa che faccio, mi dedico al lavaggio della scarola. Riempio le vasche del lavello e verso all'interno un po' di bicarbonato. Vado a togliere il primo giro di foglie al fascio di scarola. Poi taglio la parte superiore e poi il gambo. Adesso è pronta per essere lavata. Prendo le foglie e le faccio a metà se sono troppo grandi e le metto nell'acqua. Faccio sempre attenzione a dare uno sguardo per vedere se c'è qualche foglia che non va. Sciacquo la vasca del lavello, attappo e rimetto di nuovo le scarole dentro. Vado a ripetere questa operazione un paio di volte. Ho completato il lavaggio, la lascio così qualche minuto a sgocciolare. Metto all'interno della competta dove c'è l'uva sultanina dell'acqua tiepida e la lascio così un quarto d'ora. All'interno di una padella capiente vado a mettere dell'olio evo, due spicchi d'aglio e peperoncino e a questo punto, se vi piacciono, potete mettere anche dei filetti di acciughe che io ometto e lascio soffriggere. L'olio è caldo, inizio a mettere le scarole all'interno. Io metto prima una parte, poi le copro, le faccio un attimo ammorbidire e poi metto le altre. Faccio in questo modo, sposto
le sposto tutte dal lato, poi cerco di prendere quelle là che stanno sotto e le metto sopra. Le metto di lato. Prendo altre scarole e le metto dentro. E vado a coprirle con quelle là che stavano prima, così. Le metto il coperchio e faccio appassire ancora. E continuo così fino al termine delle scarole. Ho inserito tutta la scarola, adesso copro giusto per un altro paio di minuti, il tempo di farle perdere un altro po' di volume, e poi aggiungo tutto il resto degli ingredienti. Tolgo l'acqua dall'uva sultanina. E aggiungo l'uva sultanina, olive e capperi, noci e pinoli, un po' di sale, un'altra mescolata, copro e lascio cuocere. Quando sono diventate morbide, dopo circa 25 minuti, completo la cottura senza coperchio, in modo da far asciugare il più possibile l'acqua di vegetazione che hanno rilasciato. Eccole pronte, ci sono venuti all'incirca 30-35 minuti dal momento in cui ho finito di inserire tutte le scarole. Comunque i minuti variano poi in base ai gusti, c'è chi piace più cruda o più cotta. Buon appetito! A fine pasto si ripropone la frutta secca già servita nei giorni precedenti, i componenti insomma del cosiddetto spassatiempo: noci, noccioline, pistacchi, arachidi, mandorle e chi più ne ha più ne metta. Ovviamente non possono mancare i dolci tipici della tradizione, dal panettone agli struffoli. Insomma, un pranzo tutt'altro che detox. Di certo a fine pasto in molti oggi esclameranno: da domani dieta.